Ciao amici, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Ambra, sono una makeup artist e nel video di oggi parliamo di base viso. Nei video precedenti infatti ho ricevuto delle domande in merito a come andassi a realizzare la mia base viso per essere sempre così luminosa ma allo stesso tempo molto naturale, e quindi oggi vi spiego quelli che sono i miei segreti per una base viso al top. Ovviamente andrò a realizzare una base viso che si ispira a quelli che sono i miei gusti personali, quindi una base viso che sia leggera, glam, elegante, che doni coprenza ma senza darci l'effetto calcestruzzo sul viso. E iniziamo subito col nostro video. Vi ricordo che per supportarmi potete lasciare un like sotto questo video e poi mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube. E ora andiamo a farci belli. Ok, ho sistemato le mie Kourtney Banks e ho già fatto la skincare prima del video. Come sapete, la preparazione della pelle, ve lo dico sempre, è molto importante per la buona riuscita di un makeup. Senza di quella non si va da nessuna parte, e anzi ho visto che in diversi video mi avete chiesto come preparare la pelle al makeup, quindi mi piacerebbe, se vi interessa fatemelo sapere qui sotto, girare un altro video in cui vi spiego come andare a preparare la pelle appunto prima del makeup. Iniziamo subito con quella che è la mia base viso. Io vado sempre ad applicare un olio viso. Attualmente sto utilizzando ormai da qualche mese questo di Astra, che mi piace tantissimo. È un olio secco, dal tocco molto leggero, si assorbe molto facilmente e all'interno ha delle scaglie d'oro 24 carati che vanno ad illuminare la pelle. Ne metto davvero poco, ne metto 1, 2, 3, 4 goccine. Dopodiché potete scegliere se andare ad applicarlo con un pennello oppure semplicemente scaldate il prodotto sulle mani in questo modo e poi andate a tamponarlo sul viso. Io onestamente lo applico su tutto il viso perché non voglio che il fondotinta mi segni, non voglio andare a disidratarmi. Insomma, voglio che la mia base rimanga bella idratata e, come sapete, una pelle che va da normale a secca. In questo periodo direi che è una pelle normale, però vi ricordo che idratare la pelle prima del makeup è molto importante, anche se avete una pelle mista o una pelle grassa. Ovviamente io vi mostro come ottenere questa tipologia di base che a me piace tantissimo. Poi capisco che magari chi ha la pelle grassa nel vedermi mettere dell'olio prima del makeup andrà ad inorridire, però se avete magari delle zone leggermente disidratate io vi consiglio di applicarlo perché vi darà davvero un effetto magnifico. Questo è l'effetto che otteniamo dopo aver applicato l'olio. Come vedete è una bellissima glass skin, ma vi posso assicurare che non mi sento assolutamente oleosa. E procedo con il mio amato e fedelissimo Hollywood Flawless Filter, che ormai praticamente questa è l'unica scritta che gli rimane. Lui sapete che è il mio fedele alleato, sia se non mi trucco, metto solo il correttore, metto il fondotinta, ma è un prodotto che applico sempre perché è un prodotto illuminante e leggermente correttivo. È infatti una sorta di perfezionatore di incarnato. E a me piace da morire, anche lui vado ad applicarlo su tutto il viso. Ho tolto una volta l'applicatore e non vado a rimetterlo all'interno, vado ad applicare semplicemente quello che ho sullo scovolino e vi posso assicurare che basta per tutto il viso. È un prodotto che costa, ma per cui secondo me ne vale assolutamente la pena. E poi con un pennello due fibre vado a stendere il prodotto su tutto il viso. Lui vi dà quell'effetto pelle radiosa, perfezionata. È un prodotto molto sottile che io utilizzo sia su chi ha la pelle molto giovane, quindi vuole avere un effetto luminoso, idratato, magari non vuole andare a caricare col fondotinta, sia sulle pelli più age, perché è un prodotto che ha una perla ma non ha glitter all'interno. Già così con l'Hollywood Flawless Filter vedo che il mio incarnato risulta perfezionato, le discromi ovviamente non sono corrette e poi questo effetto così luminoso mi piace da morire. E qui passo al mio fondotinta o BB cream. Farò una base completa e quando
ho molto caldo, solitamente non applico nulla se non il correttore direttamente, facendo spot concealing e poi ovviamente sugli occhiaie, che come sapete sono il mio tallone d'Achille. Però quando voglio avere una base bella, luminosa, uniformata, opto o per una BB cream, e queste sono le mie preferite, le Skin Paradise di L'Oreal, veramente un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Altrimenti, se volete provare qualcosa di un po' più costoso, un po' più bougie, quello che uso è il Light Wonder di Charlotte Tilbury, un fondotinta veramente molto sottile, uniformante. Oggi magari vi mostro le BB cream perché fa davvero tantissimo caldo e andrò a mixare questi due colori, che sono esattamente la Fair 02 e la Light 01. La Fair 02 in questo momento per me è troppo chiara e la Light 01 è troppo scura, la uso proprio d'estate, vedete? Quindi vado proprio a fare un mix di queste due. Sì, dovrebbe andare, vediamo se si fonde bene sul collo. Yes. Io utilizzo sempre un pennello di questo tipo perché, come sapete, mi piace l'effetto un po' areografato e vado su tutto il viso. Vi consiglio questo prodotto di applicarlo o con le mani, se vi piace questo tipo di applicazione, o con un pennello, perché trovo che la Beauty Blender vada ad assorbire troppo prodotto, nonostante sia un prodotto dalla texture cremosa. Una volta che andate a stenderlo sul viso è come se diventasse acqua e per questo motivo rimane super leggero e molto luminoso. Guardate il prodotto com'è bello, fondente, luminoso, va ad uniformare le discromie ma fa vedere la pelle al di sotto. A me piace molto onestamente questo effetto quando voglio ovviamente dei look un po' più strutturati e magari vado a fare, che ne so, uno smoky bello intenso, faccio anche una base molto più strutturata. Però se voglio fare una base da tutti i giorni, una base dove devo utilizzare un look semplice, credo che questo sia il giusto compromesso per ottenere l'effetto che personalmente a me piace. Procediamo adesso con la correzione delle nostre occhiaie. Non so voi, spero che abbiate meno occhiaie di me, ma io vado a fare color correction in qualsiasi stagione, d'inverno, d'estate, in autunno, in primavera. Per me coprire gli occhiaie è qualcosa che proprio mi fa sentire meglio, perché senza le occhiaie mi vedo già più fresca, come se avessi dormito 12 ore e fossi la persona più riposata del mondo. Vado o ad applicare il mio correttore di Becca, questo nella tonalità 01 Light. Questo lo utilizzo o in inverno, primavera, altrimenti d'estate devo skippare quando prendo un po' più di colore e utilizzare un colore così più aranciato. Questa palettina è molto carina, economica, di Astra, per andare a fare color correcting. Come vedete c'è anche il verde, il lilla per andare ad illuminare. E oggi mettiamo in azione questa di Astra, visto che mi avete richiesto un'alternativa a questo di Becca. Devo dire che l'ho già provata, le differenze tra i due sono che la texture di questo di Astra è più leggera, più sheer e meno sticky, invece quello di Becca rimane un po' più appiccicoso e più illuminante. Io vado a fare un mix tra questo chiaro e questo più scuro, perché ora diciamo che non sono né chiarissima né super abbronzata, però comunque ho preso un po' di sole. E vado laddove ho lo scuro, quindi mantenendomi qua nella zona della lunetta. Non dovete andare qui in questa zona, altrimenti andate a creare voi un'ombra, un'occhiaia, non è assolutamente quello che noi vogliamo. Vado a fare la stessa cosa anche dall'altra parte, basta pochissimo prodotto, poco prodotto. E sto utilizzando oggi questo pennello, questo è di Zoeva, il numero 142. Passiamo ora al correttore e, visto che oggi ho questa media coprenza luminosa realizzata con la BB cream, vado ad abbinare un correttore che sia coerente con la mia scelta e che abbia una texture simile. Quindi ho scelto il Pro Light Concealer di Mesauda. È molto importante, affinché la nostra base risulti bella, omogenea, scegliere dei prodotti che abbiano delle texture simili e che vadano
vadano a fondersi bene tra di loro. In questo caso, avendo utilizzato una BB cream, un prodotto sottile con una bassa media copertura, faccio la stessa cosa col correttore. Se scelgo un correttore full coverage, come ad esempio un Tarte Shape Tape, su una base di questo tipo, si noterà che avrò un contorno occhi perfettamente corretto e annullato e sembrerò quasi struccata sul resto del viso. Questo correttore di Mesauda personalmente mi ha stupita tantissimo, perché è un correttore veramente super super sottile, si va a fondere molto bene con la pelle, ha una coprenza media che io vado, viste le mie occhiaie, a stratificare. Però devo dire che l'effetto sulla pelle è pazzesco. Guardate già che differenza. Dopo vi metto magari una ripresa molto molto da vicino per farvi vedere ancora meglio l'effetto. Super zoomata per farvi vedere quanto è bello questo correttore. Guardate quanto è sottile. Ok, non è un full coverage, ma comunque a coprenza, e poi ripeto, se avete meno occhiaie di me, per voi sarà assolutamente perfetto. Ed ora arriva il mio secondo momento preferito dopo il correttore, ovvero lo sculpting. Quindi andiamo a dar volume al nostro viso e se siete qui da tempo ormai l'avrete capito, io amo i prodotti in crema. Lavorare con le basi in crema è qualcosa che proprio mi dà una soddisfazione immensa. È un prodotto che mi piace tanto d'estate, che consiglio sia a pelli come la mia, sia a pelle miste grasse, è questo stick di Fenty. Come vado ad applicarlo? Allora, prendo un pennellino di questo tipo. Vado a prelevare direttamente il prodotto dallo stick, oppure eventualmente vado a scaldarlo qua sulla mano e poi vado a appoggiarlo appena sopra il mio zigomo. Guardate come si sfuma bene questo prodotto, e quando fate contour vi consiglio sempre di utilizzare dei pennelli che siano piccoli, in maniera tale che riuscite ad essere più precisi. Per andare a sfumare questa linea netta, riprendo il pennello con cui ho applicato la BB cream e come vedete vado a diffondere e a picchiettare il prodotto, perché non vogliamo stacchi netti da contour. Facciamo anche un po' di contour al naso, molto leggeri, passiamo così. Guardate già come va a sfinarlo. Poi un trucchetto è quello di andare leggermente qui sotto le labbra, che crea l'illusione di avere il labbro più prominente. Allora, io amo i blush in crema, per me i blush in crema sono la rivoluzione. Oggi voglio farvi vedere questa alternativa, un prodotto per me veramente molto figo. Capisco che abbia un costo, però merita veramente, perché a me piace tanto tanto tanto, e sto parlando del duo di Patrick Ta. Abbiamo la crema che è coperta da questo sportellino affinché la polvere non vada sulla crema, e questo prodotto funziona in maniera differente, ovvero non si applica prima la crema e poi la polvere, ma prima la polvere e poi la crema, per dare quell'effetto di guanciotte belle turgide, belle piene e luminose. Vado a prelevare la polvere, scarico l'eccesso perché sono veramente molto molto pigmentati, e poi vado a picchiettarlo in questo modo. Anche per il blush io onestamente non vado mai a fare questo, eventualmente posso così a piccoli tocchi andare a sfumarlo, però mi piace sempre andare a picchiettare i prodotti perché trovo che aderiscano meglio alla pelle e soprattutto non vanno a spostarmi il prodotto che ho sotto. Prendo un altro pennello, vado a picchiettarlo sulla crema. Lui utilizza anche le beauty blender, pressa con la beauty blender e poi va a picchiettarlo. Anche qua è indifferente. Vi posso assicurare che anche col pennello, ma che bellezza, guardate che effetto che otteniamo. Ciao Patrick,
assumimi come tuo assistente. Pazzesco. È uscita la sua palettina da poco e io ho resistito, ve lo dico perché era una palette con tutti i marroncini. E voi mi direte: Ambra, come hai fatto a resistere ad una palette di marroncini visto che praticamente sono il mio punto debole? Non lo so, tanto yoga, tanta meditazione per riuscire a resistere ad acquistare quella palette. Però erano tutti marroncini, cimerini oro, champagne, che poi sono quelli che utilizzo di più. Però comunque 60 euro di palette, non lo so, non me la sono sentita. Adesso, 5 minuti dopo, acquisto effettuato. Guardate, guardate quanto è bello! Anche qui, dopodiché, se devo uscire, devo andare un attimino a mettere una polvere sul contour. Io altrimenti vivrei così, vivrei con le creme, non andrei mai ad applicare polveri perché per me l'effetto che dà la crema è pazzesca. Però adesso con questa cosa della mascherina, vi ripeto, a me si creano le linee. Potrei eventualmente anche andare a mettere solo un po' di cipria sopra, però io preferisco andare a applicare un pochettino di contour e vado ad utilizzare la Skin Bronzing nella tonalità Ambra di Nabla. Questo credo che siano i prodotti più fighi che Nabla abbia mai fatto. Sono delle polveri satinate per chi non le avesse mai provate, ma anche loro non hanno glitter all'interno, assolutamente. Ma semplicemente hanno questo effetto satinato, effetto proprio baciati dal sole. Adesso andiamo ad opacizzare lì dove vogliamo tenere a bada la lucidità. Quindi io solitamente opacizzo questa zona centrale della fronte, vado ad opacizzare questa zona del baffetto, soprattutto d'estate, e delle rughe nasolabiali. E poi il mio contorno occhi. Sto utilizzando la cipria di Charlotte Tilbury. Vado a picchiettare il prodotto, quindi anche qui non lo sto tirando, ma lo sto picchiettando. Poi un po' qua nella zona T dove andiamo a lucidarci. Andiamo a fondere tutti gli strati del make-up che abbiamo applicato con un setting spray. Io vado ad utilizzare per la prima volta questo nuovo setting spray che mi hanno gentilmente inviato, l'Airbrush Flawless Setting Spray. E io qua vorrei un applauso perché sono riuscita a dirlo al primo tentativo, con tè bianco di Bali. Wow, ma mi sento una queen. Bello, ha un getto molto diffuso e si asciuga immediatamente. Vediamo come va a fondere gli strati del make-up, che sono molto curiosa. La perfezione. E vabbè, ma Charlotte non ci delude mai, ormai l'abbiamo capito, Charlotte non delude mai. Dopo aver applicato il nostro setting spray, si sono perfettamente fusi tutti gli strati del make-up e per ultimo applico l'illuminante. Sempre l'illuminante liquido. È perché è quello che più mi fa battere il cuore. Come sapete, il mio preferito in assoluto è il Beauty Light Wand di Charlotte Tilbury nella tonalità Spotlight. Lui veramente è bellissimo, però ve l'ho fatto vedere già tantissime volte, quindi oggi ho deciso di provare questa che per me è una novità e sono le Luminous Drops di Astra. Questa è la tonalità numero 2, non ha glitter, risulta luminoso, ha una perla satinata all'interno, ma non ha glitter. Quindi assolutamente il punto a suo favore. Vado ad applicarlo. Ma wow! Vado ad applicarlo, dicevo, prima di rimanere scioccata, nei punti più alti del mio viso e vado a sfumare con le dita. L'illuminante liquido io lo applico sempre con i polpastrelli, perché va a far fondere meglio il prodotto, mi piace di più. Vado un po' anche qui sul ponte del naso, cioè praticamente poi si fissano.
Bellissimi. Eccomi tornata amici, ho concluso il look e sulle labbra ho applicato questa combo, uno dei Matte Pro Ink di Catrice numero 090 This Is My Statement e poi sulle labbra e sugli occhi le nuove matite di Mesauda, sulle labbra ho la 109 Wine e sugli occhi ho la numero 104. Ovviamente vi metto delle riprese alla luce naturale per farvi vedere al meglio la base, la luminosità, la texture, insomma ci tengo a farvi vedere come risulta non solo con le luci da studio ma anche in real life. Bene amici, questo video volge quindi al termine, io spero tantissimo che i miei consigli per realizzare una base glam luminosa ma naturale possano esservi utili. Mi raccomando, qui sotto nei commenti voglio sapere se vi piace, come realizzate voi la vostra base viso e se proverete a realizzarla taggatemi su Instagram nelle stories, nei vostri post dove mi trovate come Ambra Jess Makeup. Per il video di oggi è tutto, io vi ringrazio infinitamente per essere arrivati alla conclusione e per supportarmi lasciate un like a questo video e iscrivetevi al mio canale YouTube. Io vi aspetto anche nel prossimo video e vi mando un grosso grossissimo bacio. See you soon!